Con Michela Bergonza. Michela, seconda classificata, io ripeto e non lo voglio nascondere, la informazione ci davano il team scatenato di Michela in testa, ci poteva stare, poi non è questo, sì che ti ho rammentato tutta la mattina, ok? E dimmi una cosa, però una seconda posizione a Michela c'è sempre, ti posso dire, passano gli anni ma non si molla, Michela. Non si molla soprattutto in questo periodo che vengo da una situazione un po' tragica, pensavo di non riuscire a ripartire con una nuova stagione e invece siamo qua, un secondo posto inaspettato e felicissima di quello che ho ricevuto. Ma il KTM Siri Scatenati sono sempre vicini a te, oramai è una famiglia, il presidente che è dietro le quinte, dietro questa intervista, ma c'è sempre, non si molla neanche di un metro, Michela. Io credo che la passione, quanto conta la testa e quanto conta il cuore, e poi arriverà l'allenamento, ma senza passione, testa e cuore, un po' è l'anima degli scatenati, non si va avanti. No, non si può andare avanti, cioè io ho una squadra che veramente mi dispiace che gli anni passano, ma se fossi giovane io correrei con loro tutta la vita. E questa era una piccola esperienza di un'affezionata del Gran Fondo Via del Sale, Fantini Club, Michela Bergonza. Michela, questo percorso 25 edizioni è vietato a mollare, ti aspettiamo anche alla 26esima. Magari, contaci. Contaci, mi piace. Questa era un'amica per me, Michela Bergonza, ma un'amica del Gran Fondo Via del Sale, Fantini Club. Grazie.